Buongiorno e cari tutti, oggi parliamo della banca dati Scopus. Come vedete, dobbiamo posizionarci sulla pagina del sistema bibliotecario di Ateneo. Andiamo a risorse, risorse elettroniche, elenco alfabetico. Vedete che qui ci anticipa che è una banca dati multidisciplinare. Clicco sopra e vado ancora per elenco alfabetico. Ecco qui, lavorando dall'università, cliccherò sull'icona di Roma 3, altrimenti da casa è importante autenticarsi con le credenziali di Ateneo e accedere poi da proxy. Ecco, questa qui è l'home page di Scopus, che è una banca dati multidisciplinare e bibliografica. Qui non troveremo il testo pieno dei documenti e degli studi che noi andiamo a cercare, ma la banca dati stessa ci riorienterà su piattaforme che contengono il testo e lo potremo quindi agevolmente a quel punto visualizzare, scaricare e utilizzare, ove ovviamente le risorse siano in abbonamento a Roma 3. E sappiamo che comunque c'è un'ampia scelta di banche dati e di piattaforme che ci offrono il testo di articoli e di documenti che cerchiamo. Qui è una banca dati che ha delle caratteristiche molto importanti, cioè seleziona una quantità di notizie di alto valore, di alto profilo accademico e scientifico. Scopus stesso ha un comitato che si riunisce ogni 3 anni per valutare le fonti da inserire in banca dati. Attinge le notizie di ben 7.000 editori ed è multidisciplinare perché spazia tra 240 ambiti scientifici, 240 ambiti disciplinari. E la selezione a monte, come appunto vi dicevo, è già assolutamente accurata e affidabile e quindi veniamo in contatto con una informazione e un materiale di grande pregio. E possiamo, ecco, ad esempio, vi sono dei criteri: dopo una soglia di 15 articoli, la fonte può essere inserita nella banca dati. E comunque è uno strumento anche di valutazione della ricerca. Vedremo poi in che modo, di valutazione anche del lavoro degli autori e del loro impatto e della loro prolificità in ambito accademico. E qui abbiamo questo strumento Scival, che è destinato a ricerche accademiche molto approfondite e di alto profilo, perché diciamo che lo studioso, il ricercatore, è aiutato, è guidato da un tutor, da una sorta di Virgilio virtuale che dal focus iniziale, che sono gli input che il ricercatore inserisce, le parole chiavi, come in cerchi concentrici, amplia la ricerca e va a inserire nuove informazioni che altrimenti magari noi non saremmo riusciti a reperire. Quindi è uno strumento proprio per la ricerca molto utile. Per esigenze informative iniziali e diciamo non subito così approfondite, ma comunque sicuramente esaustive e di grande efficacia, utilizziamo questi strumenti che vediamo qui subito nell'home page. Ad esempio, proviamo a cercare un autore, ne inseriamo il nome, Acemoglu Daron, e vediamo che cosa ci restituisce la nostra banca dati. Ecco qui, vediamo le diverse modalità di inserimento del nome di quest'autore. La prima è la modalità accettata, ma sappiamo che anche trovandolo in questa forma ci rimanda allo stesso autore e quindi alla stessa produzione scientifica. Tutti questi vanno sempre, diciamo, sotto la stessa risposta al nostro inserimento del nome di quest'autore.
Lui ha prodotto 259 documenti che troviamo almeno in banca dati, ha un ECI Index 95, affiliato al MIT, al Massachusetts Institute of Technology di Cambridge negli Stati Uniti. E ecco che questo ECI Index è uno strumento importante che è stato messo a punto da George Hirsch, un ricercatore dell'Università di San Diego, e che consente appunto di valutare la prolificità e l'impatto in ambito scientifico di un autore, l'impatto del suo lavoro. E che cosa, come si calcola? L'ECI Index N significa che all'interno della produzione complessiva dell'autore, N documenti sono stati citati ciascuno almeno N volte. Questo è un ECI Index molto alto e vuol dire che su 259 documenti, 95 sono stati citati almeno no, ciascuno 95 volte. E Acemoglu, infatti, è un autore molto importante, soprattutto nell'ambito dell'economia dello sviluppo, e ha scritto molto. E qui possiamo vedere direttamente l'ultimo titolo, ma clicchiamo sui documenti e andiamo a scorrere i titoli. Adesso qui vediamo intanto i tipi di documenti che abbiamo trovato, la loro modalità di accesso, gli anni di pubblicazione, gli autori e coautori, l'area della risorsa da cui è stato estrapolato l'articolo o il libro o comunque il documento. Anche qui vedete, ecco, vi richiamo la vostra attenzione su questo dato, cioè lo stato di pubblicazione, quanti sono ormai definitivamente pubblicati, quanti sono in attesa di esserlo. Ecco, scorriamo. Clicchiamo su questo titolo, vediamo che attrae il mio interesse e voglio poterlo usufruire a testo pieno. Ecco, qui intanto posso fare il download e ci dà comunque già delle informazioni. L'abstract, la quantità di citazioni che Scopus stessa ha registrato in percentuale, e questo Field Weighted Citation Impact, che ci indica quante volte e in che misure, in che modalità è stato citato il documento. Questo avviene confrontando con una serie, con un gruppo di documenti simili per anno di pubblicazione, per argomento e per tipo di documento stesso. Un indice, un Field Weighted Citation Impact superiore a 1 vuol dire che questo lavoro è stato citato con un modo superiore all'aspettativa che potevamo dedurre dal gruppo di confronto che è stato accostato a questo articolo. Quindi questo è un indice molto alto. Poi vedremo tutti i criteri di misurazione. Intanto provo a effettuare il download. Il mio documento. Consta di 40 pagine. A questo punto lo posso stampare, salvare, come avviene per qualsiasi documento nelle banche dati che immediatamente e rendono disponibile il testo. Voglio continuare a cercare tra la produzione di quest'autore e clicco su questo altro titolo. Provo a effettuare il download. E mi dice che non è possibile. Ma a questo punto ho un'altra possibilità, utilizzare questo bottone Find It che mi rimanda direttamente al Discovery di Roma 3 e mi evidenzierà la possibilità eventuale di trovarlo su altre piattaforme in abbonamento all'Ateneo. Ecco, vedete? Su Business Source Complete sembra sia disponibile, clicco e mi rimanda direttamente all'articolo. Ecco qui ho il mio articolo di Acemoglu e ne posso usufruire. Andiamo al record dettagliato
trovo semplicemente su business source complete come se fossi entrato direttamente su questa banca dati e ci lavoro normalmente. Proviamo ora a fare un altro tipo di ricerca. Cerchiamo un argomento di nostro interesse. Mettiamo documenti e proviamo a mettere una chiave generica, ma voglio vedere quale quantità di informazioni mi restituisce la banca dati. Corporate Governance. Clicco. Ecco qui che abbiamo ben 9.791 documenti messi in ordine di pubblicazione temporale. Sempre qui mi dà una panoramica sulla modalità di pubblicazione, sugli autori, sull'anno e su tutte le indicazioni che abbiamo visto. Ecco qui. Ora proviamo a restringere il nostro campo di ricerca. Mettiamo Italy. E a questo punto ho 409 documenti. Si è notevolmente ristretto e posso quindi operare una selezione più facilmente. Ecco, vedete, mi dice direttamente quali sono quelli in open access, per esempio. Proviamo adesso a cercare un altro autore. Ecco, le diverse modalità di inserimento del nome. Vediamo che qui vi sono 218 documenti, l'H-index è 59. Voglio cliccare sopra. Andiamo a cercare un documento pubblicato l'anno scorso, perché qui posso avere un quadro più completo del tipo di criteri che sono stati applicati, quante volte è stato citato, quante volte è stato visualizzato, perché è più tempo che è entrato, diciamo, a far parte del patrimonio comune di conoscenza. Clicco sopra. Vedete, ecco qui, ho già i primi indici, quante volte è stato visitato, la percentuale di citazioni. E vediamo però anche, abbiamo subito l'abstract, voglio vedere subito tutti i tipi di criteri di misurazione che sono stati applicati. In particolare questo Plum Metrics, vedete che è uno strumento molto importante, rigoroso, che segue dei criteri ben specifici che ci danno proprio un quadro completo di come un documento, un lavoro, uno studio sia stato accolto dalla comunità scientifica, che impatto ha avuto. È uno strumento che ci consente anche a nostra volta di interagire con il documento, con il lavoro, di integrarlo, di imparare ed avere subito, vedete, i diversi criteri sono contraddistinti da un colore. Vediamo qui in questo caso a questo articolo cosa corrisponde. Già vedo che sono in quali ambiti si è distinto e che sui social media ha ricevuto 28 tweet. Vediamo adesso di che cosa si tratta più nel dettaglio.
eccolo qui, vedete la plan matrix ci consente appunto di avere un quadro dettagliato, esaustivo di un articolo o di un contenuto scientifico. I criteri di misurazione sono 5: le citazioni, l'utilizzo, le acquisizioni, le menzioni e la vita, diciamo, sui social media. Per citazione intendiamo sia le citazioni classiche, sia quelle più particolari, che possono essere anche appartenenti a un lavoro medico, a uno studio clinico. Ci dà, ecco, vari tipi di citazioni, di brevetti. L'uso, come questo è stato riprodotto in vari modi, riprodotto in video, quanti download ha ricevuto, quanti click, di quali e quante biblioteche è entrato a far parte come patrimonio, biblioteche virtuali, vedete, come è stato catturato, ad esempio inserito nei preferiti, inserito nel segnalibro, come è stato menzionato su Wikipedia, nelle recensioni, nei blog scientifici, nei blog di area disciplinare. E infine, l'ultima categoria molto importante e particolare è come ha impattato, come ha agito, interagito, come è stato integrato sui social media. In primis, vediamo quanti tweet ha ricevuto, quante volte è stato condiviso, quanti commenti ha avuto, quanti like su Facebook. E quindi è un sistema che è importante per il ricercatore, come potete ben immaginare, perché dà una nuova vita, diciamo, e continuare a seguire anche come questo cambia anche le percezioni di una certa materia, di un certo argomento, e come ha dato, come in diversi rivoli, nuovi spunti di riflessione e di lavoro. Ecco, per oggi direi che può bastare. Spero di esservi stata utile. Se avete dubbi o richieste, potete contattarmi a questo indirizzo. Io, come tutti i colleghi del sistema bibliotecario, sarò contenta di potervi aiutare e di rispondere ai vostri dubbi e alle vostre richieste di informazioni. Per il momento è tutto e vi ringrazio per l'attenzione.